Nel piazzale Angioino del porto di Napoli, da oggi è aperto alla città il sottopasso di accesso alla linea 1 metropolitana e alle uscite pedonali. Un ingresso suggestivo tra i resti degli antichi moli restaurati conduce gli utenti lungo un percorso sotterraneo di 1 chilometro che collega la stazione marittima a Piazza Municipio e consentirà di alleggerire i camminamenti in superficie. Si raddoppia Piazza Municipio, cioè esiste una Piazza Municipio di sopra e una Piazza Municipio di sotto. In realtà esiste il terzo livello delle metropolitane, perché qui adesso si scende in linea 1, ma dal 1 luglio 2024 anche in linea 6. Quindi da praticamente qualunque parte di Napoli si potrà arrivare qui e in questo sottopasso con aereazione naturale, col tapirulan, si arriva nel porto. E viceversa, chi i croceristi o chi prende gli aliscafi entra qui. E gratuitamente, perché è pedonale, potrà uscire oggi a Via De Pretis, dove trova anche i tassi, e d'agosto anche sia a San Giacomo che a Via Medina, attraversando la storia. Dal porto, anche senza attraversare i tornelli della metro, si può uscire a Via De Pretis e a breve a Via Medina e in Piazza Municipio, nei pressi di Palazzo San Giacomo. Noi abbiamo accelerato molto l'apertura di questo sottopasso, completando le opere che non erano state realizzate nell'area marittima perché non c'era la concessione, quindi in un anno siamo riusciti a realizzare l'ingresso e quindi a rendere fruibile il sottopasso. Noi nel nostro cronoprogramma l'anno prossimo apriremo la zona museale, quindi la zona espositiva, mentre entro 2 anni sarà aperto tutti gli scavi archeologici con l'uscita nel fossato del Maschio Angioino. L'anno prossimo sarà aperta anche la stazione della linea 6, perché da qua si prende anche la linea 6. Il collegamento ipogeo, progettato dagli architetti Alvaro Siza ed Edoardo Souto di Mura, è un percorso suggestivo ricoperto da passerelle e tapirulan, affiancato dai reperti dell'antica murazione ed è illuminato da tagli nella copertura che inquadrano la collina di San Martino. Abbiamo voluto fortemente che anche i turisti, i cittadini napoletani, ma soprattutto i turisti, potessero avere un'informazione precisa su questa nuova infrastruttura. Il nostro infopoint, che è posto proprio all'ingresso del sottopasso, servirà anche per dare ai turisti informazioni sia su quello che si fa in città e sia sui collegamenti marittimi. Come gli orari della metro, il tunnel sarà aperto dalle 6 alle 22 con un desk di controllo all'ingresso del porto e un servizio di vigilanza su più turni assicurato da ANM.